Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Linea Diretta, sempre su Teletruria. Siamo qui a rispondere a tutte le vostre domande, le vostre curiosità. Torna a trovarci un amico di Teletruria, il dottor Demo Dugoni. Dottore, bentornato. Buonasera a tutti. Con lui abbiamo già affrontato il tema della neurochirurgia, una branca relativamente nuova, ovviamente, anche se c'è da moltissimi anni, una branca che grazie al Centro Chirurgico Toscano è arrivata anche ad Arezzo. Allora, tutto quello che vorrete chiedere al dottor Dugoni, al nostro ospite di oggi, lo potrete fare o scrivendo una mail all'indirizzo che vedete nello schermo, non sto a ripeterlo perché lo devo leggere anch'io che non me lo ricordo, oppure se chiamate direttamente poi la regia ci penserà a passare la telefonata in diretta e potrete parlare con il nostro ospite. Allora, dottor Dugoni, siamo a dicembre, doveroso un bilancio di fine anno. Come è andato questo 2021 per il reparto delle diretto di neurochirurgia al Centro Chirurgico Toscano? Ma direi che è stato un anno, insomma, molto molto positivo, molto impegnativo, però fatto di tante soddisfazioni e appunto è stato un pochino il raccogliere i frutti di un lavoro cominciato ormai già da qualche anno. E quindi non più fresca notizia di la conferma di un accreditamento per la neurochirurgia da parte della struttura, e questo è appunto una notizia che ci ha riempito di orgoglio, di entusiasmo, perché è stata appunto la conferma di un lavoro iniziato ormai 3 anni fa, lungo, faticoso, impegnativo da un punto di vista di risorse del personale, di risorse umane, mediche, infermieristiche, di anestesisti e anche ovviamente di costi per la struttura, che però è arrivato finalmente a un compimento e quindi speriamo sia un grosso punto di partenza per iniziare un'attività a 360 gradi per quanto riguarda questa disciplina, a cui io personalmente ovviamente tengo molto, però credo anche la struttura, insomma il centro chirurgico ha mostrato un grosso impegno, una grossa determinazione nel cercare di diventare una neurochirurgia accreditata e accessibile a tutti i cittadini di Arezzo, i cittadini del territorio. Dottore, dopo il 2021, un anno particolarmente difficile, ripartire con grande slancio non era facile, eppure il bilancio che guardavamo insieme prima è molto positivo. È stato facile, è stato difficile? Come l'avete affrontato al Centro Chirurgico Toscano? Ma effettivamente c'è stato, come penso in tutto il mondo, una grossa difficoltà e un lungo periodo che ha richiesto impegno e cercare, diciamo, un nuovo modo forse anche di affrontare il tema salute. Devo dire che il centro chirurgico non ha mai fermato la sua attività, per fortuna c'è stata, come sapete tutti quanti, una grossa collaborazione con la nostra ASL e l'attività è andata avanti, ovviamente all'inizio con difficoltà, in maniera molto più lenta, forse anche con numeri, diciamo, inferiori, però poi ecco la ripartenza è stata notevole e penso che i numeri siano rimasti i numeri del centro chirurgico storici, anzi forse si è fatto ancora di più, c'è stata questa bella collaborazione con l'ospedale, una collaborazione che, perché no, si potrebbe mantenere e continuare anche in ottica di una nuova disciplina, di una neurochirurgia. E ci sono state importanti novità, quindi insomma, nonostante lo stop che il Covid ha imposto più o meno a tutti, la struttura è andata avanti bene. Dottore, quando si parla di neurochirurgia bisogna fare una distinzione fra la colonna vertebrale e il cranio. Ci spieghi un po' come lavora la neurochirurgia del Centro Chirurgico Toscano? Ma allora, diciamo che fino adesso la neurochirurgia del Centro Chirurgico Toscano ha lavorato prevalentemente trattando la patologia della colonna vertebrale, quindi l'attività è grossa, è un'attività ormai di tanti anni, è un'attività radicata e che sta andando molto molto avanti. E anche in termini di innovazione, insomma, questo poi magari ne parleremo. La parte chirurgia cerebrale è, non dico una novità, ma sicuramente qualcosa di più recente del centro chirurgico, iniziata in realtà nel 2018, perché in quel momento la struttura ha dato una forte spinta al crescere e nascere di questa disciplina all'interno del centro, e poi c'è stato uno stop, insomma, ci sono state una serie di difficoltà, comunque tanti interventi fatti anche sul cranio, fino ad arrivare a questo accreditamento. La distinzione è una distinzione netta, ovviamente sono patologie completamente diverse, anche se riguardano il sistema nervoso, quindi il neurochirurgo poi è lo specialista che si occupa di entrambe le patologie. La chirurgia cerebrale ha
storicamente, anche se si parla di storia recente, un approccio, diciamo, tecnologico molto, che è partito molto prima rispetto alla chirurgia vertebrale, perché la chirurgia cerebrale, insomma, richiede precisione, un margine di Certo. errore molto ridotto, e quindi quello che poi dopo è, quello, insomma, è il nostro mondo, è quello di applicare la tecnologia per cercare di eseguire un intervento nella massima sicurezza possibile. Detto questo, la chirurgia cerebrale non è solo l'atto chirurgico, perché poi dopo i pazienti sono i pazienti con patologia delicata, quindi c'è post... Sono interventi salvavita, dottore. non sempre, ma Ah. comunque sono interventi che, diciamo, quando qualcosa va storto, fra virgolette, possono richiedere una degenza molto lunga, un'assistenza, un ricovero in terapia intensiva molto lunga, dispendio di risorse per la struttura, insomma, è un qualcosa davvero di impegnativo, che parte dal preoperatorio all'intervento chirurgico e a tutto quello che è il postoperatorio. Quindi ovviamente l'idea di approcciarsi a questo tipo di interventi significa mettere su un qualcosa che sia in grado di supportare questa specialità. Dottore, è possibile caratterizzare il paziente neurochirurgico oppure no? No, direi di no, cioè, nel senso, per quanto riguarda la parte colonna vertebrale, sì, perché alla fine la patologia con cui si viene più frequentemente a trattare è la patologia dell'artrosi, insomma, diciamo, chiamiamo dell'invecchiamento o dell'usura della colonna vertebrale. Quindi a grandi linee quello è il paziente tipo, è un paziente che ha un problema artrosico della colonna vertebrale. Poi ce ne sono di vari tipi, però questa è diciamo, la sfera in cui si può inquadrare il paziente con problematica della colonna. La chirurgia cerebrale no, la chirurgia cerebrale insomma, ha un quadro talmente eterogeneo di possibili malattie da trattare, che è di difficile inquadramento. Diciamo che possiamo distinguerla come un po' per tutto, c'è cioè una parte tumorale che è forse la parte prevalente, la patologia vascolare, che ora però si sta un pochino, diciamo, distaccando dalla chirurgia tradizionale, perché esistono tutti i trattamenti endovascolari, Ah, insomma la ok. parte chirurgica è Ce n'ha rimasta parlato il suo collega, il dottor Mario Neri. esatto, quindi c'è tutto un mondo che sta crescendo e che sta riducendo, quindi gli interventi chirurgici per problematiche vascolari. Poi ci sono le patologie malformative, le patologie traumatiche, ecco, queste forse sono le grosse categorie. Senta, dottore, poi ovviamente torneremo al centro chirurgico, però ci spostiamo un attimo, perché per le patologie della colonna vertebrale ne abbiamo già parlato, esiste anche una struttura dedicata che è lo Spine Center. Sì, lo Spine Center è nato ormai, insomma, già da qualche anno, e devo dire che anche lì i numeri sono stati alti da subito, insomma è stato un crescere rapido, perché forse c'era bisogno per il territorio di Arezzo di... C'era un vuoto da colmare. Esatto, c'era un vuoto da colmare. Quindi lo Spine Center è un centro, di fatto un ambulatorio, ecco, chiamiamolo così, articolato con una serie di prestazioni che si svolgono all'interno dello stesso spazio fisico, e questo per noi è stato un'idea, un punto fondamentale. Quindi anche che proprio fisicamente tutto avvenisse all'interno degli stessi locali, dedicati alle visite specialistiche del neurochirurgo, dedicati ai trattamenti di terapia del dolore, dei terapisti del dolore, la fisiatria e la parte fisioterapia fisica riabilitativa, con una segreteria interna. Quindi questo ha permesso di creare un bacino di pazienti seguiti da tanti punti di vista, e un numero dei quali poi arriva a operarsi. Quindi c'è un percorso multidisciplinare. C'è un percorso multidisciplinare, sì. Voi collaborate strettamente, Sì, c'è un siete gruppo che sta... colleghi, insomma, amici, insomma, ormai Ormai insomma. sì, ormai sì. Però c'è un gruppo multidisciplinare, sta crescendo, perché ci stiamo arricchendo anche di altre collaborazioni. Ora c'è una parte anche per quanto riguarda la nutrizione. C'è una collaborazione con l'odontoiatria, se posso fare un nome, del Certo. dottor Giacomo Crocini, che è un odontoiatra molto formato sull'aspetto occlusione e articolazione temporomandibolare, che... Perché anche questo può insistere sulla colonna vertebrale. Esatto, perché Ah, c'è questo è una interessante. stretta correlazione fra disfunzione, chiamiamolo problemi, dell'occlusione e dell'articolazione temporomandibolare, e i problemi di colonna cervicale. E questa bella collaborazione, che è nata ormai in maniera appunto amichevole all'inizio, ma ora si sta sempre di più strutturando con il dottor Crocini, ci permette di trattare questa forma di problematica, insieme anche con una parte riabilitativa, perché i nostri fisioterapisti si sono formati per fare riabilitazione cranio-mandibolare, e quindi insomma si sta creando un qualcosa ancora, chiamiamolo, più di nicchia, diciamo, che però ha grosso riscontro.
ha fatto un errore tattico grave, ha fatto un nome, ora è costretto a fare tutti i nomi dei suoi collaboratori dello Spine Center. Questa era una domanda trappola. Era una domanda. Va bene, i collaboratori sono più o meno sempre i soliti, appunto, a parte me ci sono, c'è il dottor Marco Bartolucci e la dottoressa Sara Marsopini, terapisti del dolore, il dottor Filippo Chiechi, fisiatra, la dottoressa Giulia Scarpini, la radiologa, Marco Ponti, Giulio Caraffini e Paolo Mencaroni, il team di fisioterapisti. Ora c'è la dottoressa Giulia Davanti che sarà una nostra nutrizionista. Che questo è un nuovo innesto insieme al dottor Crocini? Il dottor Crocini in realtà ovviamente è un collaboratore, diciamo, a parte essere un amico, che è, diciamo, un punto di riferimento per lo Spine Center. Ecco, questo è. E poi c'è Giovanna che si occupa della parte, esatto, del coordinamento. Quindi ricordiamo che non è al Centro Chirurgico Toscano. No, ma lo Spine Center è a struttura del Centro Chirurgico Toscano, però è al di fuori del centro, è in via Eritrea 33. Nel cuore di Arezzo, nel cuore della nel città. Cuore di Arezzo. Allora, dottore, purtroppo abbiamo solo un minuto, quindi dobbiamo appena appena accennare. Io rifacciamo il viaggio all'inverso. Lasciamo lo Spine Center e torniamo al Centro Chirurgico Toscano, perché insomma, ora voglio in 50 secondi lei mi dica un po'. Lei viene dalla scuola romana, sì. Come ci sono vari neurochirurghi che sono andati a implementare il suo gruppo di lavoro. Com'è stato l'impatto con una città che non aveva mai visto la neurochirurgia? Secondo me l'impatto è stato positivo. Positivo è stato, anzi, addirittura sorprendente per alcune cose. Per quanto riguarda l'attività interna, diciamo, dell'equipe interna del centro chirurgico, più tutta l'attività delle equipe che vengono, diciamo, da fuori, ma ora Matteo sono davvero anni che si collabora con questi chirurghi, quindi ormai direi che il gruppo è lo stesso, è ben consolidato da tanto tempo. E l'attività riguarda Arezzo, riguarda gran parte anche dell'Italia, insomma. Quindi si sta lavorando tanto e bene. È anche molto bravo con i tempi televisivi, io vi do appuntamento fra pochissimo. Benvenuti alla seconda parte di Linea Diretta, sempre su Teletruria. Siamo qui con il nostro ospite, il dottor Demo Dugoni, neurochirurgo del Centro Chirurgico Toscano, che ci ha fatto anche un excursus su cosa sia la neurochirurgia, ovviamente basico, perché sennò, dottore, stavamo qui 15 giorni, ci faceva il racconto della sua specializzazione, diventava complicato. Allora, dottore, noi siamo tornati al Centro Chirurgico Toscano dopo essere stati a parlare un po' dello Spine Center. Centro Chirurgico Toscano, come diceva lei, ha investito pesantemente, possiamo dire che è più che all'avanguardia. Assolutamente sì, assolutamente più che all'avanguardia. E l'investimento è cominciato, come dicevamo prima, Matteo, già qualche anno fa, che è stato un investimento economico, è stato un investimento anche in persone e personale. Mi piace più dire persone, perché comunque, come quello di cui parlavamo prima, lo sforzo è stato anche grande nel dover formare personale qualificato di sala operatoria, di reparto, anestesisti, rianimazione, quindi quella è stata la priorità del centro chirurgico. Poi è chiaro che, visto che la neurochirurgia, in particolare quella cerebrale, richiede una serie di, ormai questo da anni, insomma, di apparecchiature per eseguire interventi in sicurezza, lo sforzo è stato anche quello, da parte del centro chirurgico, di comprare tutto quello che serve per fare una neurochirurgia all'altezza, e quindi è stato comprato un navigatore, che insomma un sistema, diciamo, per la chirurgia cerebrale. Mm-hmm. Cosa fa il navigatore nello specifico? Il navigatore, brevemente, è un navigatore come un navigatore GPS, nel senso che sfrutta delle immagini preoperatorie, quindi che possono essere per la chirurgia cerebrale, in particolare di risonanza magnetica o di TAC, potendo anche fonderle insieme. E poi dopo, attraverso delle procedure che si mettono in atto prima di iniziare l'intervento, questo sistema riesce a accoppiare l'immagine preoperatoria alla posizione del paziente in sala operatoria. Mamma mia! E questo ti permette di eseguire l'intervento con la maggior precisione e sicurezza possibile. E questo è stato il primo step. Poi la stessa apparecchiatura ha applicazioni anche nella chirurgia vertebrale, quindi si è aperto anche quell'orizzonte, e lì forse addirittura si è andato ancora più avanti. Poi è arrivato il famoso OARM. Esattamente, poi è arrivato il famoso... Bisogna sempre parlarne. OARM, esatto, è un sistema, diciamo, TAC, comunque un sistema di immagine intraoperatoria, con la possibilità di eseguire immagini in tre dimensioni, e quindi la possibilità di eseguire una scansione con il paziente già posizionato sul letto operatorio, quindi
diciamo, riduce una fase di quella che dicevamo prima, di accoppiamento dell'immagine preoperatoria alla posizione intraoperatoria del paziente. Questa fase non esiste più perché l'immagine che il navigatore poi utilizza è quella del paziente già posizionato sul lettino operatorio. Ok. Questo aumenta tantissimo la precisione della manovra. E la ciliegina sulla torta, il famoso dulcis in Il fundo, è dulcis in stato fondo l'arrivo. è stato l'arrivo del robot, questo sistema robotico Mazor, che è, diciamo, l'ultima frontiera della chirurgia vertebrale. Quindi è di Solo fatto per la vertebrale si usa Mazor, si usa corretto? solo Ok. per la chirurgia vertebrale. Esistono sistemi simili a Mazor con lo stesso concetto per la chirurgia cerebrale, però sono a parte, diciamo, Ok. non è la stessa cosa. Mazor è un robot, per la chirurgia spinale. Di fatto un braccio robotico che appunto dialoga con le apparecchiature di cui parlavamo prima, in particolare con l'OARM, e questo è di fatto è un braccio robotico che guida il chirurgo, che assiste il chirurgo nell'esecuzione dell'intervento. E questa è un po' la nuova frontiera, secondo me, insomma, secondo anche credo le intenzioni di centro chirurgico per quanto riguarda la chirurgia vertebrale. La normale evoluzione di un qualcosa cominciato già tanti anni fa. Questo aumenta molto la precisione dell'intervento e con i tempi cambia qualcosa? E allora, i tempi, diciamo che almeno per il momento sono sovrapponibili alla chirurgia non robotica o non robot assistita, quindi non c'è grossa differenza da questo punto di vista. La precisione però è nettamente superiore e quindi il margine di errore si riduce tantissimo, il rischio, come tanti dei miei colleghi sanno, di incappare in una revisione chirurgica per un qualcosa, insomma, che non è andato perfettamente. Con l'assistenza del robot diminuisce tantissimo. Beh, insomma. E soprattutto, cioè, io, insomma, quello che ho visto, l'esperienza che ho fatto e in cui credo è il robot è un mezzo attraverso il quale tu puoi riprodurre esattamente un intervento che hai già pianificato. Ah, ok. Quindi lei lo studia prima Sì, l'intervento. si può studiare prima, si può pianificare prima, si può riprodurre in sala operatoria. Chiaro, poi ci sono Certo, vabbè, le l'abilità del chirurgo, variabili. resta nel gestire quello che succede di imprevisto o di eventuale complicanza. Però, diciamo, questa parte robotica ha ridotto tanto la dimensione anche un po' artigianale della chirurgia vertebrale, perché crea sempre molto fascino, però insomma forse bisogna cercare di andare un po' Giustamente. oltre. L'arrivo di questo robot, di questo Mazor, potrebbe proiettare la struttura retina ad accrescere le pubblicazioni a livello scientifico, ma anche a diventare, dottore, un centro di riferimento. Ma questa è un po' la nostra, chiamiamola ambizione, forse un sogno, però credo, insomma, una strada da percorrere, perché comunque questo sistema ora robotico c'è solo ad Arezzo, questo in particolare Mazor, ci sono altri robot di altre tipologie in altre strutture, ma il sistema Mazor per ora c'è solo al centro chirurgico toscano e la sala del centro chirurgico è l'unica a avere tutta questa tecnologia della stessa azienda che dialoga insieme. Quindi perché no? Perché non diventare un centro di riferimento? Perché non diventare un centro scuola? Sì, io penso che sia una strada da intraprendere. Ovviamente ci vuole il supporto nostro interno, ci vuole il supporto dell'azienda, insomma è un grosso sforzo. Però si è arrivati fino a qui, perché non andare oltre? Quindi guardiamo al futuro anche alle pubblicazioni scientifiche che potrebbero elevare anche nel gota della medicina italiana la struttura retina. Sono Sì, sempre sono complicate, sono dottore, queste complicate pubblicazioni. e diciamo sono lunghe anche una pubblicazione ovviamente ha bisogno di tante persone, insomma, di staff, di risorse e soprattutto ha bisogno di idee concrete e non chiacchiere. Abbiamo fatto degli incontri già appunto preliminari in questo senso, anche con il board dell'azienda per cercare di cominciare a trovare qualcosa su cui andare ad analizzare, a studiare. È chiaro che appunto dire io ho il robot e metto le viti meglio perché ho il robot non ha No, grosso senso, no? no. Non ha grosso senso. Quindi è tutto all'inizio, è tutto in divenire, però insomma i presupposti sono ottimi. Senta, dottore, i numeri della sua branca sono diventati importanti, quasi 600 interventi l'anno, un reparto che viaggia a pieno ritmo.
La struttura si è abituata bene al vostro lavoro, avete anche degli interventi molto lunghi, complessi, qualche paziente, come diceva lei, che ha bisogno di assistenza anche in rianimazione, corretto? Sì, devo dire che la struttura, come si dice, ha assorbito il colpo bene, bene, ma Matteo, la parte appunto di chirurgia vertebrale che è cresciuta tanto ormai in tanti anni, permettendo ora di eseguire interventi anche molto complessi sulla colonna vertebrale, con ottimi risultati, devo dire. E questo appunto vuol dire anche avere una struttura in grado di supportare questo. Lo stesso è successo per gli interventi fatti di chirurgia cerebrale, ovvero è chiaro, lì siamo molto più indietro, siamo all'inizio, non siamo venuti almeno per ora a contatto con casi complessi o casi, insomma, che hanno richiesto più di tanta assistenza, quindi tutto è andato bene. Può succedere, succederà, e io sono convinto che saremo pronti. Sarete pronti anche perché la struttura del centro chirurgico toscano prevede la figura dello specialist, cioè c'è un neurochirurgo pronto sempre. Sì, questo è un aspetto fondamentale, c'è un neurochirurgo pronto come c'è un chirurgo di ogni specialità chirurgica facente parte della struttura in grado di seguire il ricovero del paziente. Questo in collaborazione con i medici di reparto, il cosiddetto hospitalist, certo, perché poi lì la sinergia deve essere completa. E quindi questo modello ci ha permesso di affrontare casi difficili, a volte con difficoltà, non dico il contrario, però secondo me con un ottimo approccio, un'ottima attitudine, insomma un buon risultato più delle volte. È soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi, dottor Dugoni? Molto, molto, sono molto soddisfatto perché questa nuova disciplina, me e il mio collega, il dottor Nigro, insomma, che è un neurochirurgo che fa parte. Se lo stava per dimenticare. No, per carità, che fa parte del gruppo, e siamo stati accolti e siamo accolti in un ambiente che per noi è ottimale, così come credo e posso parlare per tutti i chirurghi che, come diciamo prima, vengono da fuori ma che in realtà sono di casa. E questo ci sta permettendo di fare grossi passi in avanti. Non basta, secondo me, appunto mettere il robot, per dire, in una sala operatoria e dire ok, noi facciamo la chirurgia robotica. Non è così, perché poi dopo la sala operatoria, così come il reparto dell'assistenza del paziente, è fatta di tantissime figure che sono tanti tasselli ad altissima professionalità che hanno fatto un gran lavoro di formazione, e questo è notevole. Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio il dottor Demo Dugoni, il responsabile della neurochirurgia del Centro Chirurgico Toscano, che fra qualche mese tornerà a raccontarci come procede questo viaggio, perché volentieri, è veramente un viaggio volentieri, in itinere. Io ringrazio soprattutto chi ci ha seguito da casa, la regia mi disorienta col cambio delle telecamere, ma siamo sul pezzo. Ringrazio soprattutto la regia di Luca Cocchetti, ringrazio i nostri telespettatori e vi do appuntamento sempre qui a Linea Diretta su Teletruria.